Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, siamo in Liguria, precisamente a Seborga, in provincia di Imperia, 517 metri sul livello del mare, 320 abitanti circa. Seborga entrò nel 1815 con la Liguria nel regno di Sardegna, in seguito nel regno d'Italia e poi nella Repubblica Italiana. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio semplicemente, e quindi iniziamo con il primo cittadino. Qui siamo proprio al centro del borgo antico, dell'antico principato di Seborga. Principato perché? Perché erano i principi della Chiesa che hanno governato questo luogo per 800 anni circa. Ha avuto in donazione nel 954 dai conti di Ventimiglia e sono rimasti qui fino al 1729, l'anno di vendita del Principato di Seborga ai Savoia. Ecco, proprio su questo atto si basa un po' tutta la nostra storia di Seborga Principato oggi, perché sembra che questo atto non sia mai stato firmato da nessuno. Però i documenti ci sono, la storia è pur vera, e oggi abbiamo voluto rilanciare il borgo in una maniera di promozione turistica basandoci sulla storia. E abbiamo ottenuto la bandiera arancione, che vuol dire non solo un borgo bello a vedersi, ma anche pieno di attività, piccole attività commerciali, artigianali, e quindi anche gradevole e interessato da molti visitatori. L'attività prevalente è ancora quella agricola, anche se presenta appunto segni di un pochettino di problematiche evidenti. Nei dintorni sono coltivate ancora molte mimose e adesso in primavera ci sarà un'esplosione di questo colore giallo che presenta anche un po' il calore di questa terra, perché abbiamo un clima, un microclima invidiabile. La Porta del Sole, come avete visto, rivolta verso sud, e poi la Porta San Sebastiano ci porta dentro i vicoli. Dentro i vicoli ci sono negozi di alimentari, di souvenir, di artigianato della ceramica, anche un museo degli strumenti musicali, un'esposizione di strumenti musicali antichi. Quindi un paese vivo, direi, ecco, non è che è pur bello, ma comunque cerca di stare in piedi anche commercialmente. Seborga, come avrete visto, non è cementificata per niente. Ci sono alcune villette fuori paese, molto lontano dal centro storico, che presenta praticamente una zona di rispetto di tutto il vecchio borgo, dove non si costruisce più da 30 anni. Ci sono i boschi che sono appena sopra sulle alture, con immensi panorami sulla costa francese, e quindi da visitare veramente, perché ci si inoltra nella macchia mediterranea, c'è dei momenti che si può vedere i corbezzoli, i mirti, le ginestre di bosco, il mare, soprattutto il mare, anche l'altro mare, diciamo verso Sanremo dalla collina, e a volte anche la Corsica. Lo stemma di Seborga è uno stemma che si rifà un pochettino proprio ai monaci, quindi alla chiesa. C'è una pastorale, la mitra e una corona di alloro sotto. E in latino, con la scritta sotto, sub umbra sedi, che vuol dire mi sono riposato all'ombra, perché già allora era un posto piacevole da visitare e da godere il panorama e riposarsi.
Continua il nostro itinerario alla scoperta di Seborga in provincia di Imperia e siamo giunti al momento dell'incontro con il parroco. Sono parroco di Seborga da solo un anno e sono il primo parroco non residente perché fino ad ora c'è stato un parroco che risiedeva qua e curava anche un paesino che è sulla strada per salire. La comunità di Seborga è una piccola comunità che vive in questo borgo stupendo a 500 metri sul livello del mare all'interno di Bordighera. 320 anime che popolano e abitano questo borgo dalla tradizione e dalla storia molto importante. Le due chiese che sono un po' i perni della cultura religiosa di questo borgo sono la chiesa parrocchiale dedicata a San Martino e la chiesetta di San Bernardo che si trova all'ingresso del paese. La chiesa di San Martino risale al 1600, è dedicata al vescovo di Tours, questo grande vescovo della carità. Mentre la figura di San Bernardo ci richiama alla tradizione monastica che ha fatto qui di Seborga un centro collegato all'abbazia di Lérins. Queste chiese sono state restaurate di recente e sono veramente affabili da un punto di vista anche architettonico. San Martino l'11 di novembre e San Bernardo il 20 di agosto sono i due patroni che si festeggiano in maniera solenne anche con una processione. Anche San Sebastiano riveste un posto importante per la comunità di Seborga e viene celebrato anch'esso con una processione nella domenica successiva, il 20 di gennaio. La figura di San Michele senz'altro è legata alla tradizione monastica che lo vede come un poderoso, un grande protettore e quindi entra anch'esso a far parte di questo culto, di questa tradizione che è legata a tutte le vicende monastiche del territorio. Seborga in provincia di Imperia è tutto un bel vedere, adesso scopriamo sinteticamente la storia. Nel 954 il conte Guido, prima di partire insieme al conte di Provenza contro i saraceni che si erano insediati a Frassinetto, l'attuale Saint-Tropez, decide di dare il feudo di Seborga, ovvero Castrum Sepolcri, ai monaci benedettini di Saint-Honorat.
Saint-Honorat è un'isola nel Golfo di Cannes. In quel periodo i monaci benedettini avevano una forte influenza religiosa nel territorio circostante. I monaci quindi ottengono questo piccolo e modesto feudo, che sarà per lungo tempo molto povero e semplice. In effetti i monaci non riuscivano a trarre grandi risorse da questo territorio. E allora decideranno nel 1666, grazie al loro titolo, ovvero titolo di principe abate, ad aprire una zecca. Nella vigilia di Natale, il 24 dicembre 1666, i monaci danno in appalto a Bernardino Bareste di Mougins la coniatura delle monete, ovvero a Seborga dovranno essere coniati i Luigini, moneta francese coniata per la prima volta in Francia da Luigi XIII. La moneta quindi verrà utilizzata, soprattutto dai genovesi, nei loro mercati d'Oriente, nei mercati della Turchia. Il re francese mandò ai monaci l'invito di chiudere questa attività. I monaci però si fecero forti del loro titolo e rifiutarono, fecero orecchio da mercante a questo invito e la zecca continuò a lavorare per circa 20 anni. Fecero però un errore, diedero nel 1687 l'appalto ad un ugonotto, un certo Dabric. Questo suscitò veramente l'ira del re francese e invitò il suo ministro Colbert a inviare un'altra lettera ai monaci, molto più forte, più minacciosa. Chiudendo questa attività finirono anche le risorse economiche dei monaci e del piccolo feudo e quindi i monaci pensarono di vendere questa località. Le contrattazioni andarono avanti per parecchio tempo, sinché si arrivò al 1729, quando Seborga fu venduta ai duchi di Savoia, precisamente a Vittorio Amedeo I. L'atto di vendita fu stipulato a Parigi dall'avvocato Lea, avvocato dei Savoia, e fu presente anche un rappresentante dell'abbazia di Montmajour e un rappresentante del Papa. Da quel momento i duchi di Savoia non si avvalsero più del titolo di principi e finì anche la storia del principato di Seborga, sino ad arrivare poi agli anni 60, quando un seborghino, Giorgio, facendo delle ricerche, perché amava la sua terra, il suo territorio, amava il suo paese, facendo delle ricerche scoprì che questo atto di vendita in realtà non è mai stato registrato e da qui è iniziata tutta una storia che ci riporta al rivoler rivalutare l'antico status di principato.